Più 5% rispetto alla stagione balneare 2022, con oltre 80.000 arrivi da gennaio a fine agosto. Numeri importanti per il comune di Giulianova e bilancio più che positivo al termine della stagione estiva 2023. Si aspettano ora i dati di settembre, che se saranno in linea con le previsioni e soprattutto in attesa di dicembre con gli eventi invernali, potranno proiettare il comune giuliese a sfiorare le 550.000 presenze. Come dico sempre, i numeri non vengono per caso, i numeri non sono impressioni, ma sono dati certi. È stato un lavoro di programmazione, di progettualità, che insieme alla consulta del turismo e al piano strategico di marketing abbiamo messo in attuazione. Abbiamo fatto un più 5% di presenze, un più 10% di arrivi, abbiamo incrementato la destagionalizzazione con un più 20% ad aprile, più un 60% a maggio, e quindi siamo pienamente soddisfatti. Aspettiamo anche i dati di settembre, che saranno, insomma, e ci auguriamo dei numeri importanti. E noi abbiamo un obiettivo di arrivare alle 600.000 presenze, che è il numero massimo che il nostro territorio, con una ottima occupazione, può raggiungere in base ai propri posti letto. Ma l'ambizione è quella di riuscire ambire a 1 milione di presenze, che allora rappresenta essere, insomma, tra le migliori 30 destinazioni italiane, essere, insomma, un punto di riferimento del centro adriatico. Per far questo ovviamente c'è bisogno di più posti letto, quindi incrementare l'offerta turistica, ma nel contempo essere attrattivi per quegli investimenti che portano alla nascita e alla costruzione di nuove strutture ricettive, che incrementa la capienza. Però il risultato che otterremo sarà quello che, insomma, si aggirerà sulle 550-560.000 presenze.